Videotop con grande piacere abbiamo con noi Gabriel Gori. Ciao, benvenuto. Ciao Paolo, grazie per l'invito e benvenuto a tutti. Bene, sono particolarmente felice perché, se non vado errato, stiamo testimoniando un esordio dal punto di vista discografico, o sbaglio? Sì, esatto, un esordio. Tu sei arcinoto per le tue performance da attore che ormai ti hanno visto su più fronti, teatro, cinema e quant'altro, e adesso come mai questa decisione di buttarti nel mondo della musica? Allora, io ho iniziato, come credo tutti i ragazzi che vogliono cominciare a cantare, un po' nel piano bar, un po' nei karaoke della mia città di Firenze. Ho avuto anche la fortuna, come hai detto te, di partecipare a diversi film, anche come opinionista sportivo, che faccio un po' l'artista tutto tondo. Mm-hmm. Poi un giorno ero a mangiare con mio ex datore di lavoro in una trattoria fiorentina, ho riconosciuto il cantautore Fabrizio Venturi, gli ho detto che ho fatto un pochino di provini di musica, di canzoni. Lui gentilmente mi ha dato la sua email e ho detto: posso mandarti queste demo? E lui: certo, inviali pure. Le ho mandati, ma poi ha aperto le porte alla sua casa discografica personale, la Digity Music, dischi del triciclo, mi ha aperto questa opportunità che sto vivendo con voi tuttora. Ringrazio Dio per avermi dato questa grande fortuna, questa esperienza. Ennesima prova artistica, no? In un campo che già ti vedeva, come dicevi, militante da tempo, ma non in primo piano. Qui nei bar, sì. Adesso si ritorna, però c'è stato un periodo che si poteva, ahimè, andare veramente poco. Sì, pochissimo, perché con questa emergenza sanitaria, poi colori delle zone, col giallo e arancione, un po', sì, è vero. Però ci hai pensato tu, ci fai entrare in tutti i bar con la canzone, quindi problemi non ce ne sono. Non... Sì, ho voluto mettere il bar come metafora, come certo. Un punto di ritrovo, perché in vari punti di ritrovo c'è manifestazioni di razzismo, di classismo, ho voluto mettere come un luogo una metafora, ecco. Questa era una canzone di che anno più o meno? Allora, questa canzone l'ha scritta il mio manager Fabrizio Venturi, dovrebbe essere di qualche anno fa, e lui mi ha detto per le mie corde, per le mie note, mi ha voluto dare questa canzone. E quindi, insomma, un'ennesima avventura questa musicale. Che cosa succederà allora in futuro? Ti vediamo sui palchi come cantante o dietro la musica? Non lo so ancora. Questo è un progetto. Spero che il mio manager, il cantautore Fabrizio Venturi, mi scriva una canzone bella come questa. È questo che ti auguriamo, magari nella speranza di risentirci presto per raccontare nuove avventure artistiche, musicali e non. Okay? Molto volentieri, molto volentieri. Grazie Gabriel, un grosso in bocca al lupo. Viva il lupo, grazie Paolo. Ciao. Ciao.